Il big match di giornata va alla Fiorentina, che travolge il Brescia 5-0 e resta da solo in testa al campionato. La partita si sblocca con Ilaria Mauro dopo 9 minuti. La Fiorentina costruisce sulla sinistra. Alice Parisi mette una gran palla al centro per il taglio di Ilaria Mauro, che prende il tempo alla diretta avversaria e batte Marchitelli. Esplode il tifo viola. Continuano le padrone di casa. Mauro scappa sulla destra e mette per Adami a rimorchio. Il tiro della numero 7, deviato, finisce di poco a lato. Reazione del Brescia, conclusione di Bonansea dalla sinistra con Ockström che alza la palla sopra la traversa. Al 32esimo la Fiorentina raddoppia ancora con Ilaria Mauro con un altro grandissimo gol. La viola recupera palla, Mauro non ci pensa su e conclude di prima intenzione trovando il gol del 2-0. La Fiorentina diventa padrone del campo con Alice Parisi in condizione stratosferica. L'ex Tavagnacco ispira dalla sinistra, dopo una magia per saltare l'avversaria mette un pallone che deviato a centro area termina in corner. Prima della fine di tempo Marchitelli tiene in gara il Brescia con una bella parata su Bonetti servita da Mauro. L'ex Verona conclude a botta sicura dalla destra. Nella ripresa parte in attacco il Brescia per cercare il gol che riaprirebbe la partita. Caccamo parte dalla sinistra e si presenta davanti a Marchitelli, il portiere ospite salva. Il gol della Fiorentina arriva su calcio d'angolo. Alice Parisi praticamente libera di colpire di testa e chiudere virtualmente la sfida. Una rete che corona la grande prova della centrocampista viola. In campo la squadra di Fattori dilaga trovando anche il gol del 4-0. Pallone geniale di Bonetti per Caccamo messa davanti al portiere avversario. La numero 19 viola alla freddezza di concludere e segnare. La Fiorentina si trova a meraviglia, vedi lo scambio che porta Mauro a calciare in porta sotto misura, azione che parte dalla tre quarti e si conclude con il tocco di Bonetti per Mauro che manda alto. Siamo state molto brave, l'abbiamo preparata bene in settimana e per fortuna in campo siamo riusciti a mettere in pratica tutto ciò che abbiamo provato. Il quinto gol arriva all'84esimo su calcio di rigore per fallo commesso da Marchitelli su Bonetti. La stessa Tatiana Bonetti entra nel tabellino marcatori trasformando. Nel finale di gara c'è gloria anche per Stephanie Ockström, praticamente inoperosa nella sfida. Il Brescia conquista un rigore con Manieri, la stessa giocatrice va sul dischetto, il portiere della Fiorentina respinge il penalty. La partita finisce qui, con la festa della Fiorentina, per una grande vittoria conquistata. Partita che ci siamo guadagnati in pieno, preparandola benissimo, le ragazze sono state eccezionali. E poi sono state brave, dai. Bravissime, contro un avversario fortissimo, lo sapevamo, però oggi sinceramente non abbiamo sbagliato niente, siamo state perfette.